Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale online ed in questo episodio, ragazzi, facciamo parte della gang. Vi ricordate i Red Blood, una roba del genere? In ogni caso, oggi forse non saremo assieme alla gang, ma cercheremo di svilupparci dal punto di vista personale. Quindi questo significa che cercheremo di ricomprarci un veicolo, cercheremo di fare un lavoro interessante che non è quello del trasportatore di denaro, cercheremo di completare almeno ciò che è possibile completare da soli, e poi probabilmente nel prossimo episodio andremo invece magari a fare qualche lavoro più illegale con la gang. Ma per ora, come vedete, Mr. Gonnellina è pronto e abbiamo 19.000 dollari in banca più 8.300 in contanti. Sinceramente non so come ho fatto ad avere così tanti soldi, se ve lo chiedete me lo sto chiedendo anch'io. Per di più però abbiamo fame, mi sa, e abbiamo sete, perché mi sembra che sto perdendo un po' di vita nell'inventario. Se non abbiamo niente, ragazzi, vi voglio dire un'altra cosa: noi abbiamo solamente la patente B e il porto d'armi. Una cosa che vi voglio dire, ragazzi, è che il modo per... sapete che costa tantissimo l'acqua e il cibo, veramente incredibile. Il modo per poterlo prendere a pochi soldi è quello di andare all'università. Lì ci sono delle cose molto molto più convenienti, ad esempio il fatto che possiamo prendere, penso, l'acqua per pochi dollari e non così 200 dollari, una roba del genere. Il pacchetto di patatine, vi ricordate, costava veramente tantissimo. Comunque, eccoci qua di nuovo alla concessionaria, vediamo se riusciamo ad acquistare qualcosa velocemente. Va benissimo anche il faggio, ma vediamo che cosa riusciamo a prendere per 19.000. Magari c'è qualcosa di meglio. Beh, di moto naturalmente abbiamo abbiamo la Demon, che è possibile acquistare, che non è male. Guardate che moto bella. Oppure abbiamo la Esky, che sinceramente non saprei, cioè spendere così tanto per una moto, sinceramente, ma mi terrei benissimo anche il motorino. Vediamo invece un'auto, se c'è un'auto che costa poco, magari quella la possiamo prendere. Mi pare che non ci sia. Le cose costano molto molto molto, devo ammettere. Però vabbè, se no abbiamo 10.000 la Peugeot 208, ma non mi piace sinceramente come auto, non molto almeno. 14.000 Aston Martin Cygnet, che vedete è una piccola auto della Aston Martin. 10.000 la Fiat 595, e questa è l'unica auto che possiamo prendere per pochi soldi. L'unica, sì, decisamente l'unica. Tra le compatte, vediamo se c'è qualcuna dall'altra parte, ma mi sa che... A questo punto, ragazzi, io direi che per tenerci i soldi ci prendiamo semplicemente il semplicissimo faggio. Prendiamoci il faggio sport. Non sei autorizzato a comprare veicoli? Chiama un istruttore. Beh, probabilmente dovremmo contattare il venditore di auto, immagino, dato che non c'è nessuno qua per comprare il veicolo. E detto ciò, dobbiamo anche andare poi alla camera di commercio a cambiare lavoro. Ma come facciamo a contattare qualcuno? Vediamo, ragazzi, se ce la facciamo. Wow, oddio, due Bugatti Chiron una dopo l'altra. Cosa diamine sta succedendo qua? Piacere, sono piacere. Oscar. Sono io, sono il capo piacere. Degli imprenditori di questa città. Ah, diamine, oh, bello, è lei. Piacere. Guardi, io purtroppo sono un po' di corsa, devo scappare. Sì. Quando vuole comunque mi trova principalmente qui al concessionario, in queste zone. Se vuole venire a fare due chiacchiere, mi trova qui. Grazie, non si preoccupi, può andare. L'unica cosa è se per caso al concessionario sa se c'è qualcuno che lavora, perché mi pare che non ci sia nessuno. Guardi, tra poco arrivo io, devo solo andare a far dare una controllatina appunto alla macchina e arrivo io. Ottimo, ottimo, l'aspetto, grazie per mille. Per cui se mi dà un attimino vengo io. Certo, certo, grazie. Si figuri. Lo stock ed è quello che abbiamo preso per... Ah, ovviamente perché siamo dei trasportatori di denaro, quindi abbiamo lo stock ed disponibile. Il problema è che, come avete visto, servono un sacco di soldi e non so come fare, sinceramente. Beh, innanzitutto proviamo a prenderlo e vediamo di muoverci. Guardate che bello nero, è proprio bello. Vediamo di uscire da qua. Innanzitutto andiamo a comprarci qualcosa da mangiare e dopo lo possiamo tornare qui e vedere con lui di comprare qualcosa. Intanto qua c'è veramente, più che una gara, sembra una pista di go-kart, che è veramente fighissimo. Usciamo dallo stockade, che mi ha servito molto bene, devo ammettere che è stato molto utile, ed eccoci qua. Siamo entrati, ok, ok, figo, ok, wow, bello qua, ragazzi. Vediamo che cosa possiamo prendere. L'acqua per 70 dollari, molto molto più conveniente rispetto all'app. Quanta acqua compri? Direi che ne compriamo 5, così siamo a posto. Ok, pagato 350 dollari e abbiamo comprato 5 di acqua. Possiamo prendere Coca-Cola, pacco di patatine e sandwich. Sinceramente il pacco di patatine costa 230 dollari, quindi mi sembra che costi uguale a di là. E invece Coca-Cola, sempre ok. Però almeno c'è l'opzione di comprare il sandwich, che almeno costa 170. Prendiamo due sandwich, così siamo a posto. Sicuramente, beh, 340 dollari, ma abbiamo la possibilità di mangiare con meno soldi rispetto a quelli che avremmo potuto mangiare di fuori. Ancora un po' d'acqua, perché l'acqua serve
ovviamente è importante. E abbiamo fatto. Bene, ottimo. Usciamo da qua, ragazzi, così abbiamo almeno la sete e la fame ripristinata e siamo a posto, perché vi giuro, se non c'era l'università, chissà quanti soldi andavo a spendere. Torniamo nel nostro stockade. Ci sono altre persone qua, ragazzi. Sono passati con il rosso. Almeno io e quello con la bullet qua siamo molto più civili e non passiamo con il rosso, almeno questo. Freccia a sinistra, entriamo all'interno. C'è quello di prima, mi sa, con la Bugatti Chiron che sta parlando col poliziotto. Ah no, non è lui che sta parlando col poliziotto. Grazie. Arrivederci. Cerchiamo di parcheggiare meglio, però. Salve. Salve! Come vanno i lavori? Tutto bene, grazie. Ma Lei? lei come cacchio l'hai vestito? Lei Eh sopra è ricco e sotto è un bagnante. Com'è sta storia? sì, è stile. È la nuova moda 2019. Bisogna Speriamo essere che cambi sta avanti nei moda. tempi. Sì. Folgorati questi tempi, non avanti. Era folgorati nel via Vero, qui. vero, vero, Comunque è girato tutto bene, a posto, non ha avuto qualche problema. No, 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 assolutamente no. Mi pare di aver visto che, non vorrei fare lo spione, però c'era una gara tra un camion e un altro veicolo, tipo laggiù in fondo, da qualche parte là. Ottimo, Vado a fare un controllo tanto per passare. grazie, Ok, grazie. grazie. Buon lavoro e se hai Altrettanto, bisogno ci arrivederci, buon chiami, eh. lavoro. Adesso noi andiamo a comprarci invece la nostra auto. Salve, eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Salve, Volevo un secondo comprare. solo che Ah, finisco una certo. patente con un signore e arrivo Certo, subito. non si Se preoccupi. intanto mi dice di che cosa aveva Vorrei bisogno. comprare un motorino, solo che da solo non lo posso acquistare. Ok. Perfetto, che motorino vuole acquistare? Magari un Faggio Sport, grazie. Ok, perfetto, ha già i contanti? Ok, No, 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 ce l'ho in banca. Devo andare a prendere e prelevare. oppure mi fa un bonifico. Il mio IBAN è il numero 260. Ok. Le faccio un bonifico. Meglio, grazie. La banca è qua dietro alla piazza centrale. Avete capito, ragazzi? Quindi non sapevo neanche che ci fosse la possibilità di fare un bonifico direttamente ad una persona dalla banca. Ma apparentemente sì, c'è la possibilità. Molto, molto bello. Super party alla casa VIP 2. Citofonare al 6. Tutti invitati, party da sballo. Che figata, ragazzi! Alla casa VIP 2, citofono 6. Tutti invitati, party da sballo. Appena abbiamo finito, vediamo se riusciamo a fare una bellissima festa là. Ah, però una cosa che non ho chiesto, ragazzi, che probabilmente è molto importante, è quanto devo fare il bonifico, cioè quanto costava il faggio, non me lo ricordo più, sinceramente. 5.000 o 3.000? Oddio, ho un lapsus. Preleva, deposita, trasferisci, conto bancario, vediamo, conto bancario 19.000, no? Ok, dovrebbe essere questo, quindi dovremmo dare tecnicamente 5.000 dollari. Non mi ricordo se è 5.000 o 3.000, ragazzi, mi pare 5.000, ma mi sto confondendo adesso. Cambio di programma. Apparentemente uno della gang mi ha detto che mi può dare la sua Golf, che avete visto è una bellissima auto e costa anche abbastanza, così noi non dobbiamo spendere niente. Lui ci dà la sua Golf. Ah, innanzitutto il venditore se n'è andato, quindi ok. Allora facciamo proprio così, che lui ci dà la Golf, così noi abbiamo un'auto che è molto meglio del motorino, molto, soprattutto quella è una bellissima auto. E adesso andiamo all'appartamento, alla festa che vi dicevo. Ah, allora ragazzi, aspettiamo che ci vengano a prendere. Salve. Così po- Salve. Così. Sì, Signora? Per salve, mi dica. caso lei che stava comprando un veicolo con il mio collega? Volevo comprare un motorino, sì, però poi ci ho ripensato e non lo prendo più. Ah, ok, quindi non ha più bisogno? No, grazie, la ringrazio molto. Di nulla, di nulla. Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Ok, fermiamoci. Forse questo è il nostro passaggio? Salga, salga. Ciao, saliamo su. È lui. Tempismo perfetto. Aspetta che ti passo la pistola. Ok, adesso ci passa, ragazzi, una pistola. Wow, Combat Pistol Body 1. Grazie mille. Quindi adesso, ragazzi, siamo armati. Non siamo mai stati armati, però il porto d'armi ce l'abbiamo, quindi è molto importante. Questo è un bel passo avanti. Adesso in questo episodio avremo sia un'arma, probabilmente, che una macchina. E sono cose incredibili che prima non pensavo di avere, ma grazie alla gang, appunto, queste cose sono possibili. C'è pieno di Non vedo gente. l'ora di vedere cosa c'è Che dentro. figata, ragazzi, guardate che bello, ci sono Range Rover ovunque, gente. Ah, c'è anche un poliziotto, questa cosa non me Oh, salve, l'aspettavo. gonnellina. Salve, salve, ma avete cambiato colori? Sono io in. Sì. Ah, Ciao. ciao, ciao. Te ne parliamo Ok, dopo, tranquillo. ottimo, ottimo. Salve. Salve. Te ne parliamo Ma dopo. ciao, come mai la conellina? Nuova moda Conellina. 2019. Ve lo dico Ah, dopo, ragazzi, ve lo dico dopo. ok. Sì, è la Almeno collezione spero che sia Family asciutto. 2019. Niente.
I sandali, la salire, gonna, le ciabatte. Le ciabatte perché fa caldo, è estate. Lei non vuole partecipare alla conversazione. Ce l'ho anch'io le ciabatte. È vero, ma perché non posso sapere chi chiede le ciabatte? Venga, ascoltare le cazzate. Venga, che dicono i signori. Ah, il diva, noi siamo ciabattai. Ok, sì, ciabattai. Di chi è quest'auto? Cosa sta succedendo? Levati dalla mia auto, te lo dico subito, via, proprio sloggio. Dai, andiamo su alla festicciola. Andiamo alla festa, dai, saliamo. Dai, dai. Allora, collega occhi aperti. Che c'è Battaro! Non si sa mai. Arrivo. Ma io sono andato al cinema. Sta dando del furfante? Siete qui anche per la festa, voi, agenti. Che numero è, scusate? Numero 6. È il 6. È il numero 6, il 6. Noi siamo, okay, qua, noi siamo qua per vedere che tutto vada liscio a livello di sicurezza. Finiamo al 6. Non mi apre nessuno, ma perché? E non nessuno mi apre. Ma adesso si siede sopra anche. Vabbè, signori, di chi sei? È vero, di chi sei? Sono Giulio. Ah! Bello qua dentro. Wow! Che figata. Oddio, Jenny, sei già ubriaca? Un pochettino. Ragazzi, io sono una stemmia, perciò non bevo, mi raccomando, non ditemi di drogarmi, grazie. Wow. Ok, ragazzi, signori, io vado a tepiare le cose, torno subito. Ah, sì! Wow, oh. Ero caduto. Cazzo. Che figo, la festa in piscina, ragazzi. Ah, aiuto! E invece beviamo la birra. Signore, si attenta. A quanto pare il signore è già venuto nel vestito giusto. Sì, non si può. Adesso beviamo. L'ho portata da casa, l'ho portata da casa che costa meno. Ci sono agenti, sono invitati. Vai, noi facciamo metafetamine, qualcuno vuole? Mettete il prezzo. Sì, così sballi completa, Nicole. Me l'ha data prima un ragazzo, la volevo provare, vediamo un po' com'è. Bellissimo. Vediamo se suona una guardate, sono tutti che ascoltano. No, oh, la chitarra! La mia chitarra, che fine ha fatto? Adesso ci si farà bello spinello. Ragazzi, avevo. Signori, avevo un botto di alcol una volta in sta casa, non ce n'è più. Certo, noi abbiamo il minestrone, se volete. Agente, vabbè, comunque, ci fumiamo una bella canna? Facciamo. Adesso mettiamo signore, un po' di musica seria. Faccia poco lo spirito, a me non pare. Ecco la festa in piscina, ragazzi. Ci mancano un po' di luci, forse. Sto ballando come se fossi tipo una gallina, non lo so, uno con difficoltà motorie, probabilmente. Guardate che strano ballo che sto facendo. Oddio, questo è stortissimo. Guardate, ragazzi, il serio è stortissimo. Ah, c'è proprio il poliziotto che ci guarda. Ok, ritorniamo a Dance, che ci stava. Guardate come mi avvicino alle tippe. Assurdo! Che figata, guardate! Mi si è caricata la batteria del telefono, ragazzi. No! Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Vuoi venire un attimino con me, un attimino? Vabbè. Bello, bello. Sì, dimmi tutto. Senti, ma tu sei fidanzato, che so. No, in realtà no, mi sono appena trasferito. Ah, ok, allora quindi sei singolo, no? Sì. State zitti che non ci vede qua dietro, zitti tutti. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Giulio, tu? Giulio, mi chiamo Chantal, piacere. Ah, piacere. Che fai di bello in città? Beh, le solite cose. Mi creo una vita. Wow, ci vorrebbe proprio una cosa. Io e mia sorella abbiamo dei camioncini del kebab. Ah, del kebab. Abbiamo anche un ristorante. Sai che facciamo? Quando finisci la festa ti ci porto. Va bene. Sì, ma quando scopate? Okay. Deve essere una cosa romantica. Che diamine, oh. Adesso mia sorella, secondo me, tra un po' gli chiede quanti soldi ha nel conto corrente, conoscendo. Perché tu quanti soldi c'hai, scusa, che... Beh, questo non te lo dico, però comunque sì, insomma, sono messo bene ormai. Sì, ho fatto fortuna all'estero. Vieni! Oddio. Zitto, facciamo finta di non aver sentito. Allora, stavamo dicendo che... Io non porto nessuno, la gonnellina... Ma la mia macchina! La gonnellina. Che figa! Questa è la mia macchina! Sono a piedi! Signori, calmi! Ma appunto, anche la mia! Io porto solo Niki! Non so, piace? Sì, io sono rimasto a piedi. Guardate con i led rosa sotto. È strabella. Ma perché non cambia più marcia? Oh, scusa! Non era il cambio, scusa! Scusa! Niente, non scusa! Come mai sbandavi un po' mentre guidavi, Shanti? Allora, Nicole, poi te lo dico, è un problema del cambio. Sai quel problema là? Ah, oddio, ok. Guarda, per rivedere il cambio ho preso un'altra cosa.
Bello. Ah, benvenuti al nostro ristorante. Puoi vedere? Ma cos'è che fa? Aspettate che puoi vedere le cuscine? È caduto. Personale autorizzato. Solo io e mia sorella Nicola passiamo più tempo. Qua noi cuciniamo. Ah, tante ricette, bello. E tante cose belle. Sì, sì. Ma scusa, ma che cos'è quel coso che esce dalla gonnellina? Ah, scusa. È fatto per essere usato, per essere usato. Per essere utilizzato. Usato, esatto. Ah, ma allora non è SSPP? Non è cosa? SSPP. Cos'è? Cioè? Serve solo per pisciare. Ah, no, no, no. Oddio, ora sto. Però loro ci stanno un po'... Ma poi scendete che se ci mandano il controllo dell'igiene ci fanno Lale. Chiudere. Ragazzi, no, giù coi piedi, forse. Ma che si sa? Sulla macchina del caffè? Cosa? Ma che si fa così? Scusi, se vede una mano. Per favore. Dov'è che tu abiti di preciso? Un po' più a nord di qua. Pipì. Ci parti? No, mi piace di più qui. Allora ho capito, forse mi stai dicendo una bugia. No, no, no. Non è che tu sei come gli altri. No, assolutamente. No, se no non ti credo. Ah, però guidi tu. Andiamo. Stavo dicendo? Stavo dicendo le due. Dai, entra. Zitti voi. Ma Nicole! Ma Nicole! Ma che è successo? Oddio, è carenza di zucchero, tu vai. Tu vai pure, carenza di zucchero. Ci penso io, tranquillo. No, no, devo chiamare un medico. Miseria, no. Cioè, tranquilli, tranquilli, arriva il mio amico Giulia, gente, arriva il mio amico. Giulia, noi andiamo, ti Giulia, tranquillo, ci penso io. Dai, carino. Vabbè, sì, sì. Primo Nicole, soccorso, Michael, è importante. Ma Michael vai, può chiamare il suo fratello. Io mi chiamo Agente Waves. Dai, voglio vedere questo castello. In realtà non ho una casa. Come non è una casa? No, quindi sono appena arrivato in città. Non rispettare. Quindi mi hai mentito? Sì, sì, sì. E perché mi hai mentito? Beh, perché... Perché? Per far colpo, no? Perché mi hai mentito? Per quello, sì. Per far colpo? Sì, sì, sì. E hai fatto la figura del cretino. È vero. Altro vero. Che fare colpo. Sì, è vero, è vero. Puoi farti ancora perdonare, però. Se ti porto in un posto speciale, va bene? Sì, ma chi sono questi che ci seguono? Sono quelli de... Scusate, ma non si può avere un po' di privacy? Li mandi via, no. Per favore. Facciamo una cosa... Ecco, guarda, li mando via subito, aspetta, Occhio che ho paura della velocità. Questi ci stanno dietro. Tieniti forte. Mi tengo sì, mi tengo al cambio. Vai, vai. Ma non ti serve. Ma sei fuori? Hai preso un palo. Hai portato via un cartello, scemo. Viene da vomitare. Aiuto! Niente. Ti aia! Aia! Ah. Aia! Oh, come state? Come state? Oh. Tutto bene, tutto bene? Scendi piano, piano. Scendete, veloce. Ti fa male la schiena? Sì. Se ti fa male la schiena stai così, se no fai l'incontrario. Ok, sto così, meglio. Okay. Sto arrivando. Ecco l'ambulanza, ragazzi, ci siamo. Ah, c'è, eccola. Signora, sono qui. Due persone ferite per un incidente, uno alla schiena e uno all'inguine. Allo stomaco. Ecco, abbiamo corso con la macchina, abbiamo avuto un incidente, oddio. Tu come ti senti, Giulio? Mi male la schiena, tanto non riesco a respirare. Oddio. 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 Allontanatevi. Non ce la faccio. Oddio. Signori, mantenete la distanza. È successo un casino. Ma è successo, sorella? Allora, signori, mi stanno portando su Nicola. Glielo chiedo, rimuoviamo le macchine. Ho preso un palo. Fa male tutte le gambe, fa male le lingue, addio. Aspetti, signore. La macchina è parcheggiata abbastanza bene. Ora, di chi sono quei due veicoli neri? È rimasto incastrato, per terra. Quali? Le mostra, signore? Prendete. No, aspetti, siamo qui con loro. Ma sono nostri amici. Non mi interessa, ho detto prendete e andate via. Aia. Non è uno spettacolo. Faccio uno sforzo. Sono qua. Signore, sta bene? Sì, ho un po' di male alla schiena, non riesco a respirare. Mi hanno fatto guidare. Ti prego di alzare. Dammi una mano, dai. Ti aiuto da riesco a fare. Certo, vieni, su. Grazie. Sì, sì. 2, 3. Oh, brava. Ai.
Vai, vai. Signore, c'è una bella botta in faccia. Oddio, io te l'ho detto. Cerchiamo di spostare il pezzo. Hai ragione. Che si è incastrato. Me l'ha dato il tuo numero, Giulio. Sì, sì, dopo. Ma scusa. Stai calma, fallo riprendere prima. Stai calma. No, voglio il suo numero, mi sto innamorando di lui. Dammi il numero. Riparliamo. Tranquillavo io. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Enrico. 3, allora, aspetta, calma. 3, 4, 3. 4, 5. 4, 5. 8, 3. 8, 3. 2, 9, 7. 2, 9, 7. Sì. Anzi, lo scrivo a Giulietto Morente. E là, ci alziamolo, dai. Al 3. Buon lavoro, dottoressa. 1. 2. 3. Ok. Oh! Ah. Grazie. Oh. Evviva. Come stai? Un messaggino. Sì, meglio. Appena meglio, gli mando il messaggino, grazie. Si riprenderà sicuro. Sì, sì, grazie. Non vorrei sia troppo presto, ma chi stava guidando? Io, è colpa mia. No, guidavo io. L'ho distrutta io la macchina, la macchina. Decidetevi, signore. No. Chi sto guidava? Cercando di... Ha distrutto io. No, l'ho distrutta io, mi dispiace. Sto cercando di proteggere. Chiediamo qui ai testimoni. Giulio. Perché? Non ti mettere in mezzo ai guai. Perché mi vuoi proteggere? Tranquillo. Perché? Signore. Perché, secondo stava me? Guidando la macchina, il signore o la signora? Secondo me. Sai come funzionano ti le cose? Innamorando di te. Guidavo io, la macchina è mia, guidavo io. Perché il signore all'inizio ha detto che guidava lui? Beh, perché è un gentiluomo, è normale. Forse per la botta in testa che ha preso anche. E forse anche perché non ricordo la mazza. Anche il testimone dice che guidava il signore, quindi guidava il signore. Adesso farò un veloce controllo a entrambi, se gentilmente mi fornite carta d'identità. Allora, lei è la signorina Chantal Minog, giusto? Chantal Minog, esatto. Chantal, sì. Ok. Molto bene, secondo che controllo la registrazione della patente, mi dia un attimo. Mi hanno detto che è successo qualcosa. Mi sa che non le hanno detto una cosa, che i veicoli in mezzo alla strada non possono stare, però gliel'ho detto io ora, quindi veda di salire sul veicolo e di spostarlo. Beh, lei l'ha messo sul marciapiede. Non so, c'erano due persone a terra, c'era una macchina in mezzo a un muro. Ma c'è una strada grossa gigante, la potevi mettere vicino al marciapiede. Boh, ragazzi, vi do un passaggio al garage, salita. Mannaggia, ragazzi, guardate, c'è ancora il buco nel muro. Ottimo, ragazzi. Sì, quindi il server è stato riavviato mentre stavamo facendo. Comunque, dato che è passato anche un sacco di tempo, direi che terminiamo qua questo episodio. Quindi grazie a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sulla vita reale online. In descrizione c'è il link per seguirmi su Instagram, dove vedrete i miei viaggi. In questo momento, ragazzi, mi trovo nella città vera di GTA 5, cioè Los Angeles. Comunque, andatelo a vedere qua sotto. Grazie a tutti, arrivederci.